grazie di essere venuti in questa splendida sala. Io devo aprire un convegno che sarà abbastanza complesso. Prima cosa che voglio dire è questa: è una delle rare occasioni in cui tutte le associazioni dei licenziati per rappresaglia sono presenti, quindi è un convegno che trova presenti le esperienze di Torino, di Catanzaro, di Milano, di Firenze, di Prato, e spero di averle dette tutti. E questa è una cosa importante, perché vuol dire che questa associazione è fatta di persone che hanno combattuto tanti, tanti, tantissimi anni fa, lo dico per i giovani che sono presenti, sono ancora, dialogano ancora con il sindacato attivo, dialogano ancora con i partiti politici, sono in grado di dialogare bene ancora con i giovani, e questo credo che sia un patrimonio importantissimo per tutti noi. Noi abbiamo pensato di fare questo convegno perché ci siamo francamente resi conto che i tempi in cui viviamo oggi sono tempi difficilissimi per i diritti dei lavoratori. Allora abbiamo pensato di chiamare a ragionare nella mattinata sulla fatica della conquista della legge 300. Dico sulla fatica della conquista della legge 300 perché oggi sentiremo testimonianze delle lotte per il lavoro. Però noi vogliamo che ci si racconti, perché è una fetta di storia questa che nessuno studia nelle scuole, anche come da quelle lotte abbiamo conquistato dentro le istituzioni dei diritti che sono diventati legge. Questa sarà la prima parte della mattina. Nella seconda parte della giornata invece cercheremo di discutere con le istituzioni, con la politica e col sindacato di come oggi allargare i diritti a quei tanti che nella modernità o non lavorano senza averli. Siamo ben consapevoli che qualcuno pensa che per allargare i diritti bisogna diminuire i diritti di qualcun altro. Noi pensiamo che questa cosa qui non ha funzionato mai, quando si toglie non si rimette, ma che ci si possa e si debba studiare il modo di includere dentro l'arco dei diritti del lavoro quelli che oggi sono fuori. Lo chiederemo oggi pomeriggio alle istituzioni e alla politica. Stamattina invece vediamo di capire un po' come è andata questa storia e come è andata la storia della traduzione delle lotte in leggi. Io chiederei ad Ernesto Cevenini di dare lui il saluto anche a tutti quelli che vengono da fuori Bologna. Buongiorno a tutti, il Comitato di Bologna in particolare oggi è orgoglioso perché abbiamo fatto una sala quasi completa, speriamo che adesso ne arrivano altri da tutta Italia e da Bologna e provincia. Vorrei ringraziare tutti i presenti che hanno colto e condiviso l'idea di una giornata di riflessione sull'argomento dei diritti del lavoro a partire da un periodo che per molti è storia, per noi è la nostra vita. Ringrazio le associazioni territoriali dei licenziati presenti, le strutture della Camera del Lavoro e dell'Archivio Storico per la collaborazione che ci hanno fornito nell'organizzare la giornata con la collaborazione che non ci è mai venuta meno nel tempo. Un ringraziamento particolare va allo SPI-CGL provinciale di Bologna che ci aiuta fornendoci l'uso di attrezzature tecnologiche ormai indispensabili alla comunicazione. Un grazie di cuore. Vorrei presentarvi un caso particolare che mi sta tanto a cuore nel tempo. Un saluto particolare voglio al compagno Cesare Boriani, che è qui presente, licenziato dalla Maserati, che è lucido e in forze nonostante la giovane età di 96 anni. Vorrei dirvi anche che lui collaborò con i partigiani, che fu vicino a quel
nostro duce si era senza luce. Lui era lì presente, abbiamo la documentazione e la fotografia. Quindi per noi è un ricordo che non lo dimenticheremo mai. Noi anziani pensiamo che un momento così difficile per il nostro paese e per il mondo che ci sarebbe bisogno di quello spirito con il quale combattemmo per la Repubblica e la Costituzione democratica. Quello spirito che ci portò a lottare per 20 anni per ottenere lo Statuto dei lavoratori, la legge 300. Ai nuovi politici e sindacalisti diciamo, fate in modo che quei 100 morti non siano morti in vano, fate in modo che nessuno di noi si debba vergognare di voi. Oggi la politica è cambiata un pochino. Qualcuno si chiederà perché nella carpetta abbiamo incluso la testimonianza di William Golby, direttore della CIA in Italia negli anni 50-60, perché lì sta scritto chi erano i veri antagonisti dei lavoratori e della CGIL, chi pagava quegli anni le scissioni politiche e sindacali. Lì ci sono le prove. Ci auguriamo che i lavoratori e i loro dirigenti sappiano vigilare e riconoscere per tempo le provocazioni che non mancano nemmeno oggi. Leggete quel testo perché è tutta la storia imperniata su quello che abbiamo avuto a noi, contro di noi, non solo gli italiani ma gli stranieri in Italia. Voglio anche ricordare quelle di noi più capaci e appassionati sono poi diventati dirigenti politici o sindacalisti, assessori e sindaci, segretari di categoria delle camerali e molti furono parlamentari. Ai giovani vorrei dire due cose. La nostra lotta e la nostra resistenza è stata possibile perché abbiamo avuto l'appoggio e l'aiuto materiale di tanti commercianti che ci facevano credito e delle cooperative che in ogni modo ci aiutavano. 20 anni fino allo Statuto dei lavoratori. Molti di noi sono emigrati, altri si sono messi in proprio facendo anche fortuna, altri si sono costituite delle cooperative. Cooperative. Coltivate l'amicizia e la solidarietà fra voi e con i lavoratori in pensione, i pensionati, che così si è più forti e più protetti nel momento del bisogno. Qualcuno raccomandandovi una cosa che ci ha fatto molto soffrire, un paio d'anni fa scrivemmo al Presidente della Repubblica chiedendogli un riconoscimento all'Associazione dei licenziati per rappresaglia. Gentilmente il Presidente nel giro di una settimana ci rispose che non era nelle sue facoltà, che dovevamo inoltrare la richiesta al Ministro del Lavoro Maroni. Il ministro ci rispose negativamente, in quanto noi non avevamo né creato industrie né posti di lavoro. Le nostre conquiste dunque non sono state un bene per la nazione. I nostri morti non saranno di terza categoria, visto che altri morti di quegli anni, stessi anni, vengono fatti beati e compresi quelli fascisti. Ci riproveremo col prossimo governo e speriamo che di segno opposto, un riconoscimento ufficiale che chiederemo anche ai comuni e alle regioni. Una targa per noi penso che sia doveroso per le istituzioni italiane, specialmente quelle di sinistra, che si ricordino per un avvenire ai vostri figli giovani che dovete mandare ancora a scuola, che almeno quando fanno i giochi in una piazzetta in un giardino dicono: ma chi sono quelli, nonno o papà? Voi gentilmente gli dovrete dire chi eravamo, perché noi ormai stiamo facendo il calo nell'acqua che bolle sulla pentola. Sia chiaro che noi non chiediamo soldi, ma un ricordo di tutte le categorie dei lavoratori che hanno combattuto e sofferto, conquistato diritti per tutti gli impiegati, militari, poliziotti, agricoltori, braccianti e operai che sono morti per la dignità del lavoro. Non ci dispiacerebbe che ai licenziati per rappresaglia fosse intitolato almeno un giardinetto, non pretendiamo una scuola perché non dobbiamo avere troppe pretese, ci dicono qualcuno.
vinto il coro di corsa, perché qui c'è qualcuno che mi guarda di traverso. Vorrei fare un ringraziamento al nostro presidente Enrico Alborelli, che è qui presente, che purtroppo per tanti problemi di salute si è un po' allontanato, ma noi siamo sempre con lui e lui è sempre con noi. Con la sua capacità ha insegnato a noi ultimi arrivati come dovevamo organizzarsi per istruire le domande e le documentazioni per presentare. Con il suo aiuto ci ha portato al riconoscimento di tutte le pratiche assieme al patronato dell'Inca, CGL, nelle persone di Giordana e Pareschi Milena, che fece parte della commissione provinciale, è sempre stata all'altezza per far sì che tutte le pratiche venissero accettate, così come è avvenuto. Inoltre vorrei anche il meticoloso compagno ragioniere Rodolfi, di cui tutti assieme hanno ricevuto i complimenti da tutte le commissioni che hanno esaminato le pratiche, e un nostro componente del comitato che è talmente meticoloso che faceva i piedini alle zanzare, però grazie alla sua meticolosità le pratiche non sono venute indietro nessuna. Inoltre vorrei dire ancora ai nuovi politici e al nuovo governo di sinistra che centinaia di cittadini sono rimasti esclusi per diversi motivi della legge 3674, di mettere mano al portafoglio e adoperarsi affinché anche loro possano avere la loro pensione, che è un loro diritto e che li aspetta. Speriamo che con il governo di centro-sinistra stavolta venga data l'ultima reclutamento a quei compagni che aspettano ancora la pensione. Una riapertura della legge 36, perché vorrei dire un'altra cosa: a Bologna, non solo in tutta Italia, non solo a Bologna, ci sono ancora il pubblico impiego, che abbiamo dei paletti ancora da battere, speriamo di riuscirci al più presto possibile, perché anche loro aspettano ancora il riconoscimento e la liquidazione delle banche per ottenere la pensione. Vado via perché la Perazzo mi ha censurato il 50% del mio bigliettino. Grazie tanto. Adesso apriamo i nostri lavori dando la parola a Fernando Bianchi, qui abbiamo sbagliato il nome nel cartellino, a Fernando Bianchi che è la voce dei licenziati per la Pesaria. Io vi ringrazio dell'invito, perché è conseguenza l'invito di una decisione assunta come Comitato Nazionale per avere un incontro a Bologna con la classe operaia Bologna della classe operaia torinese, ma in generale un incontro in relazione al fatto che siamo in piena campagna elettorale e che come operai, come lavoratori, vogliamo che la nostra voce si elevi in quanto rappresentiamo quella classe operaia di cui noi abbiamo fatto parte per anni combattendo, che è attaccata continuativamente in tutte le situazioni in cui prevalgono i governi di destra o di centrodestra. Questo è avvenuto negli anni 50, questo è avvenuto negli anni 2000 con il governo Berlusconi. Noi abbiamo rappresentato e rappresentiamo una classe operaia che non si è mai assoggettata al fascismo. Diversamente per esempio dalla classe operaia tedesca, che si è accodata al nazista feroce assassino di Hitler, noi come classe operaia abbiamo sempre respinto, forse subito, senz'altro, per la forza preponderante che ha esercitato lo Stato attraverso il governo di Vittorio Emanuele, del re Belfellone, che si era scappato via nel momento del bisogno, ma a Torino per esempio, di cui siamo rappresentanti, noi abbiamo sempre avuto una classe operaia non soggettata
Tanto è vero che quando venne nel 38 Mussolini se ne scappò disperato, perché di fronte al suo grande discorso rispose un silenzio solenne di ripulsa della classe operaia torinese. Io allora lavoravo alla Fiat e sappiamo benissimo che nella Fiat, malgrado tutta la questione della c'era allora di avere la testa del fascismo per poter lavorare, vi lavoravamo noi, io ero un antifascista giovanissimo come tanti altri antifascisti, perché alla fine del 35-36 ha avuto bisogno di manodopera e ha assunto tutti. Poi quando c'è stata la liberazione ha pensato che quella cosa poteva servire da scusa per dire che aveva fatto un po' di antifascismo assumendo questi lavoratori. Ma la guerra maledetta in pratica trova la rivolta decisa dei lavoratori torinesi. Nel 1942, dopo i bombardamenti terrificanti che per la prima volta si verificavano in Italia, avvenute a Torino con migliaia di morti, la classe operaia reagisce e combatte decisamente fino ad arrivare agli sciopero del 43. È una classe operaia che si batte nel 43, fa cadere il regime fascista e si batte nel 44 contro i nazi fascisti. Così nascono il 43, il 44, nasce la lotta partigiana, poi la liberazione, ed è la classe operaia lavoratrice la principale protagonista di quei movimenti. I protagonisti sono gli operai lavoratori, così abbiamo difeso le fabbriche dai tedeschi, così per la ricostruzione, dalla distruzione che avevano fatto i bombardamenti. Noi avevamo un sogno dopo la liberazione, avevamo il sogno di poter contare, di dare sempre il nostro contributo a un'Italia democratica antifascista che avanzasse sulla via del progresso sociale, ma avevamo solo un grosso difetto: eravamo socialisti e comunisti. Questo era un difetto enorme, non solo, ma addirittura eravamo tutti dentro la CGIL, la quale nelle elezioni delle commissioni interne riceveva il 60-70% nelle fabbriche della FIAT. Orbene, questo sogno è stato stroncato. E come è stato stroncato? Non conta quindi in quel momento lì degli anni 50, che sono gli anni della repressione, cioè gli anni in cui il mondo è sottoposto alla guerra fredda e in Italia arrivano i dirigenti americani per dire cacciate dalle fabbriche i comunisti, i socialisti, la CGIL, in modo da poter riuscire ad avere un'Italia che socialmente sia avanzata verso il centro-destra e non verso il centro, in centro-sinistra. Commissioni interne, quindi consigli di gestione, commissari di reparto, le assemblee democratiche che facevamo in fabbrica non si possono più permettere negli anni 50. Si spara sugli operai di Modena, Torre Maggiore, contadini, si spara il primo maggio in quella della Sicilia. 20 anni di fascismo, una guerra, una lotta partigiana, non hanno segnato niente alla borghesia. Italiano. Ecco quindi l'attacco che viene avanti dal 47, sappiate, quando viene cacciata la rappresentanza democratica di sinistra, comunisti, socialisti, dal governo di De Gasperi. E inizia da quel momento lì, alla Fiat, dove io lavoravo e dove c'era la base fondamentale di partenza, vengono iniziati i licenziamenti nel 1948 con l'attentato a Palmira Togliatti. Si istruiscono i reparti confino. I tedeschi facevano quello che hanno fatto sul piano dei campi di concentramento. I padroni italiani hanno fatto i reparti confino per annientare la volontà umana dei lavoratori, la loro dignità, spezzare la dignità, la volontà di combattere e di andare avanti. E questi reparti confino sono stati costituiti in tutte le fabbriche.
Ebbene, in quegli anni lì i padroni hanno fatto a fondo, hanno portato a fondo l'attacco. 500.000 licenziamenti sono stati effettuati negli anni 50. Mentre laddove si combatteva, come a Modena per esempio, o Reggio Emilia, per difendere la fabbrica, Selva faceva sparare dalla sedere sui lavoratori ed erano morti, come dicevo prima, tra i contadini di Torre Maggiore e della Ginestra, del Ginestri. 500.000 licenziamenti. Questi 500.000 licenziamenti furono l'opportunità attraverso i quali il padronato fece fuori in quell'epoca 35.000 lavoratori attivi, cioè tutta la rappresentanza di collettori sindacali, commissari di reparto, commissioni interne, partigiani combattenti in vista, via, tutti fuori, gli attivisti dei partiti, delle commissioni interne, del sindacato, fuori dalla fabbrica, licenziati sotto i più speciosi motivi. Ve ne cito una sola che vi dico. Alla Fiat Mirafiori, alla Fiat, io lavoravo, c'erano i gabinetti che avevano un piccolo sportellino per coprire l'intimità degli agenti. Arrivavano i guardioni, allora tu non c'erano le carte che hai oggi nel gabinetto, c'era il giornale, usavi il giornale, tu avevi questo giornale, mentre stavi lì, facevi i tuoi comodi, arrivava il guardione e ti facevi il rapporto, ossiava nel gabinetto, licenziato. È così. Oppure tu bollavi il dove uscire alle 5, alle 17, tu bollavi la cartolina alle 17, licenziato perché hai abbandonato il posto di lavoro prima del momento che dovevi fare. Cioè tu dovevi arrivare alle 17.02, 17.03, cioè un tempo che il padrone calcolava dal tuo posto di lavoro al momento in cui bollavi la cartolina. Noi come FIO, allora io ora, alla FIO, poi abbiamo fatto un libro di denuncia. Questo libro, assieme a quello delle acque di Milano, che qui si legge ancora bene, cioè dei democristiani Calvi e Butte, che erano allora deputati della Democrazia Cristiana, per denunciare la situazione delle fabbriche. Con questa denuncia è venuta nel Parlamento, dove allora c'era il compagno Cievita, quando c'è stato questo, con Negarville, Calvi e Butte. Comunque, in quel Parlamento fu discusso la proposta della Commissione Parlamentare d'Inchiesta. Ed ecco la Commissione Parlamentare d'Inchiesta che nasce, accerta le situazioni. E da quel momento in poi noi siamo più avanti nella lotta. E arriviamo in pratica ad avere lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Prima abbiamo l'Erga Omnes, poi abbiamo lo Statuto dei diritti dei lavoratori. Lo Statuto dei diritti del lavoratore del 71 stabilisce finalmente quella che è la giusta causa. Non si può licenziare un lavoratore perché nel gabinetto che c'è il foglio, ma deve esserci una giusta causa accertata. E nel caso in cui questa giusta causa non sia stata valutata bene da parte del padrone, si ricorre alla magistratura. Ma abbiamo anche l'erga omnes, cioè il riconoscimento di legge dei contratti di lavoro della base, e quindi abbiamo la possibilità che i magistrati che vengono poi istituiti appositamente del lavoro possano giudicare, darsi quindi, ci dando la ragione, un elemento per noi di avanzare senza fare continuamente delle lotte per affermare i nostri diritti. Bene, quando nasce nel 71 noi abbiamo già in pratica a Torino, che poi diventa nazionale, un'associazione licenziati. Perché l'associazione licenziati? Questo è un problema serio. Negli anni 50 sono, come ho detto prima, migliaia di lavoratori. Pensate solo un dato: la FIOM, io allora ero segretario di quel sindacato, con i licenziamenti del 1954 passa alla FIAT da 30.000 iscritti a 300. Cioè un colpo mortale per il sindacato FIOM. Orbene, questi lavoratori sono 2.000 della Fiat, poi contano tutti gli altri delle altre fabbriche, perché la Fiat è artesiniana, la
fase propulsiva, perché tutto il mondo capitalistico attacca il mondo del lavoro. Ebbene, noi a quel punto lì, 1957, avevamo questi uomini e donne allo sbaraglio. Cosa fa? Erano perseguitati. Pensate che la Fiat, per esempio, ha fatto 350.000 schede di lavoratori, di gente, per poterle perseguitare. Noi l'abbiamo portato in magistratura e c'è stato un processo, non a Torino, perché allora esisteva la legittima suspicione, ma a Napoli, dove? Ma comunque a Napoli la Fiat fu condannata per aver fatto questo schedario dei lavoratori da controllare, 350.000 schede. Erano quindi perseguitati a lungo. Chi aveva il libretto Fiat non poteva presentarsi da un'altra parte. Allora un gruppo di noi, un gruppo di lavoratori della Fiat e della Lancia, ha pensato di creare un'associazione che inizialmente non è stata vista bene né dalla CGIL né dai partiti, pensando che costruisse un partito. No, c'era stato un momento che aveva dato un certo indirizzo, cioè era stato riconosciuto, per esempio, ai lavoratori ferroviari licenziati il diritto ad avere una ricostruzione di carriera. E loro si è detto: perché prima o poi non potremmo anche avere noi una ricostruzione di carriera ai fini della pensione, pur perseguitati? E quindi nasce questa associazione, la quale si batte in quegli anni, dal 1957, praticamente dopo 17 anni, riesce a far sì che nel Parlamento, nel 1974, dopo lo statuto dei diritti che affermava, quindi un diritto a questi lavoratori, di avere la legge 36. Questa legge 36, uscita nel 1974, ha avuto due riaperture e adesso ne aspettiamo una terza. Nel 1974 ci furono 15.000 erotte domande e furono riconosciuti il 92% dei lavoratori che avevano diritto ad avere l'applicazione della legge 36, che era una legge per i licenziati di rappresaglia per motivi sindacali, politici e religiosi, e non soltanto per quanto riguardava quelli dei comunisti e dei socialisti, ma furono anche dei cislini, come lo si diceva, cioè democristiani che erano nella CISL, licenziati nel momento in cui in pratica la situazione si evolve e da nemici diventano amici con la CGIL, anche loro vengono licenziati e quindi anche loro ne usufruiscono. Nel 1980 ci sono altri 17.000 lavoratori che vengono presentati come domande per una riapertura, e di questi praticamente vengono riconosciuti soltanto 7.000 erotti, quindi si aggiungono i 15.000 e diventano 22.000. Nel 2000 si riapre, ma questa è una storia lunga, perché nel 1987 venne ripresentata la proposta di legge per quanto riguardava la riapertura, perché c'erano, come ha detto il compagno di Bologna, cioè lì, che c'erano in quel momento lì alcune centinaia di lavoratori che non avevano usufruito della legge 36, perché sparsi qua e là, non sempre riuscivano ad essere avvisati della cosa, e quindi abbiamo chiesto una riapertura. Ci sono voluti 17 anni praticamente, perché i governi di allora, niente da fare, soltanto quando sono andati al governo il centro-sinistra, noi siamo riusciti ad ottenere la riapertura. E adesso si spera una quarta riapertura se vince il centro-sinistra, perché con Berlusconi e la sua banda non c'è nessuna possibilità per i lavoratori di avere un riconoscimento per queste cose e anche per altre cose. Basta pensare all'attacco all'articolo 18, e non solo, vogliono che tutti siano precari e nessuno abbia la possibilità di vivere e di andare avanti. Siamo in campagna elettorale, ebbene, noi pensiamo che in questa campagna elettorale la nostra voce possa essere una voce che viene avanti, che si sente, e quindi noi abbiamo avuto
questa situazione sono circa 30.000 i lavoratori, sui 35.000 che noi calcolavamo sono stati licenziati come attivisti in quegli anni, senza poi contare tutta una serie di licenziamenti individuali e di gente che purtroppo era sparita perché deceduta e così via. Ebbene, a questo punto qui noi possiamo dire che siamo di fronte ad un bivio decisivo. Riusciamo a vincere questa battaglia contro coloro che ci hanno attaccato all'articolo 18? Noi abbiamo combattuto in pratica 20 anni per riuscire ad ottenere lo statuto dei diritti dei lavoratori, ed è un diritto inalienabile. I padroni vorrebbero avere mano libera, come avevano allora, per poterti licenziare a suo limito e in ogni momento che lo ritiene utile. Guardate, nel 1980 la Fiat ha licenziato 24.000 lavoratori, tra questi 24.000 lavoratori ha licenziato centinaia e centinaia di attivisti della CGIL, soprattutto, e anche della CISL, ormai in misura minore, perché la Fiat, la CISL e la UIL allora, ancora prima, era, direi così, come si usa dire, culo in camicia, scusate il termine, con il padrone. Ebbene, per finire, permettetemi di dire questo. Non so se vi ho reso bene l'idea di quegli anni, ma a Berlusconi, Fini, Casini, questi uomini che parlano da soli di comunisti, noi diciamo, da questa base, noi siamo gli antifascisti. Noi ancora, e speriamo con i giovani di oggi e di domani, siamo sempre coloro che nella resistenza hanno la loro base ideale. Siamo tra coloro che nella Costituzione vedono quella che abbiamo la base fondamentale della vita. Siamo contro coloro che questa Costituzione vogliono abolire o trasformare in pratica in un elemento che serve al padronato italiano. Noi siamo tra coloro che combattono i fascisti di oggi, perché siamo gli antifascisti, e siamo con quegli antifascisti che i fascisti che oggi sono lì mettevano in galera quando andava bene e quando non li massacravano, non li uccidevano. 1922, 23, 24, 25, 26, fino al 27, quando fecero i grandi processi, compreso quello di Grazia. Berlusconi diceva che li mandava in villeggiatura, Mussolini mandava in villeggiatura gli antifascisti. Io vi dico, compagni, scherzando, cerchiamo di mandare in quella villeggiatura Berlusconi e i suoi soci con il voto che avremo nelle prossime elezioni. Gente che è mafiosa, che sotto i magistrati che indagano sul loro operato, e magari vi porterete al governo. Sappiamo che ci sono della gente che ha preso, come quei due famosi, che si tratta di Previti e dell'Utri, che hanno avuto decine di anni di carcere da fare, hanno corrotto giuridicamente avvocati, giudici, hanno fatto la legge a persona per poter fare in modo di non andare in galera. Operiamo noi per vincere questa battaglia e cancelliamo queste leggi, in modo che chi ha colpito, chi è veramente un truffatore, come sono stati questi, chi ha cercato di rovinare l'Italia, vada a finire in galera. Noi abbiamo combattuto 50 anni e andiamo avanti su questa strada. Grazie. Una riflessione storica, perché avevamo contribuito alla liberazione dell'Italia. È fallita sì all'inizio, però poi ci siamo arrivati allo statuto dei lavoratori. Vi ringrazio, ma è un invito a non fare a fare il distaccato, no? Lo storico è distaccato, quindi teoricamente alla fine del mio intervento voi potete anche votare Berlusconi se volete. Non sono così caldo come Nando, scherzo ovviamente. Io vorrei proprio partire in modo telegrafico, nel senso che è vero che io
sono chiamato a fare una riflessione da storico, però mi sembra anche molto più interessante sentire le voci di chi è stato protagonista in questa vicenda. Quindi ridurrò a un senso generale il mio intervento, magari anche in modo un po' rozzo e un po' sbrigativo. E io provo a fare una riflessione, guardate, di questo tipo. Qualche anno fa, oramai la moda è finita, da una decina d'anni gli storici, e non solo italiani, si sono cimentati, hanno cercato di dare una risposta a una questione che insomma, per una decina d'anni ci ha interessato. Che definizione diamo del secolo del Novecento? Quando lo facciamo iniziare? Quando lo facciamo finire? Quale definizione diamo? Quale contenuto preminente riusciamo ad individuare? E sotto questo profilo abbiamo avuto un esercizio di fantasia notevole. È venuto fuori che il Novecento è il secolo delle rivoluzioni, che è il secolo delle guerre, che è il secolo del rapporto guerre-pace. C'è stato anche un libro interessante di un professore che era stato professore all'Università di Bologna, che l'ha definito il secolo della violenza. Insomma, di definizioni ne abbiamo avute veramente tante. Io credo che tutte queste definizioni abbiano sottovalutato un aspetto che credo essenziale, cioè hanno molto più insistito sui metodi sui quali si realizzava la storia del Novecento piuttosto che sulla identità forte che questo secolo ha avuto. E l'ha avuta non solo nell'Europa e nell'Occidente, ma l'ha avuta, possiamo dire, anche se con termini diversi, in tutto il mondo. Secondo me questo è stato il vero grande, primo vero grande secolo della democrazia. Per la prima volta, in modo solido, diffuso, per la prima volta ci si è orientati a definire un modello di rapporti tra i soggetti, un modello di rapporto tra i cittadini, tra virgolette, e il potere politico, e a definirlo in termini stringenti. Per la verità, periodi di democrazia li abbiamo avuti nella storia, ne cito solo due, la democrazia ateniese del 350 a.C., alcune città del Rinascimento italiano indubbiamente esprimono questa indicazione, ma il secolo del Novecento ha proprio una identità forte di sviluppo del discorso della democrazia. Quando dico secolo, dico per esempio una cosa che riguarda anche questi soggetti che hanno parlato. Pensate un po', Hobsbawm intitola il suo libro Il secolo breve e lo fa partire dal 1914 e terminare nel 1991. Fernando Bianchi, che mi è qua vicino, è nato nel 1917, è ancora vivo e lui mi diceva oggi, sarà l'ultima volta che parlo, secondo me tra 10 anni saremo qui a fare l'aggiornamento della sua autobiografia, perché questa cosa è l'ultima volta che parlo, me la disse anche nell'87, per cui io sono abbastanza tranquillo con loro. Tra 10 anni faremo l'aggiornamento, quindi andremo già nel nuovo secolo. Lui ha attraversato tutto questo secolo. Abbiamo visto un compagno che è stato presentato all'inizio, ha attraversato questo secolo. Sono persone che hanno attraversato questo secolo della democrazia. Beh, io credo che un aspetto, e questa cosa vi dirò, mi ha sempre affascinato, soprattutto da quando li ho conosciuti questi soggetti, di loro dirò anche qualcosa, questa cosa mi ha sempre molto affascinato, perché spesso la tendenza che hanno gli storici, gli studiosi, i professionisti, gli accademici, è quella di esaminare la democrazia come istituti di libertà, istituti di rappresentanza,
di guardare alla democrazia come un ordinamento giuridico e politico, anche istituzionale ovviamente, di guardare alla democrazia anche come valore. Ma sotto questo profilo noi ci rendiamo conto che il termine democrazia diventa proprio un cicles, un cennego, ognuno la tira dal suo punto di vista. Chiunque di voi sta sentendo, e so benissimo che siete appassionati come noi, sta sentendo i dibattiti in televisione, democrazia, tutti la definiscono, nessuno riesce a dare una concretezza, o perlomeno nessuno, tutti evitano di dare un significato concreto al termine. Beh, a me per esempio affascina da vent'anni a questa parte mi affascina questa ricerca, capire la democrazia dei soggetti, cioè capire come i soggetti che hanno attraversato questo secolo hanno dato specificatamente concretezza a quel discorso, che è un discorso molto spesso all'inizio generico. Come giustamente dice Bacchilide, costoro arrivano alla fine della loro esperienza, si guardano indietro e scoprono che il loro percorso è stato un percorso di democrazia e capiscono che la democrazia è stata quella cosa. Beh, io mi sono soffermato da vent'anni appunto a questa parte a cercare di capire cos'è stata la democrazia per un soggetto specifico che sono gli operai, in particolare operai torinesi. Certo, è una limitazione, perché guardo una fetta in particolare di società, ma questa fetta di società è stata anche molto rappresentativa, è stata molto invasiva e per certi versi anche invadente, qualche volta hanno anche limitato altri soggetti questa invadenza, però insomma ha significato una parte interessante dell'esercizio della democrazia in Italia. In particolare ho guardato ovviamente gli operai delle fabbriche che stavano a Torino e mi sono un po' chiesto che cos'è stata per loro la democrazia. È una prima osservazione, ce lo diceva già Bianchi, ma il discorso di Bianchi è sempre molto affascinante. La prima osservazione è che alla democrazia approdano del tutto privi di riferimenti teorici, ma anche di riferimenti pratici. Arrivano alla democrazia e la devono inventare. Quasi tutti questi soggetti sono nati, cresciuti sotto un regime che non contempla neanche il termine democrazia, che non prevede neppure un minimo di esercizio della democrazia e che all'improvviso per loro significa cominciare ad inventarla, scoprirla. E cos'è stata per loro la democrazia? Secondo me è stata tre cose. Lo dico in termini un po' riassuntivi e appunto un po' rozzi, ma credo possa essere utile una riflessione. Beh, la prima cosa per loro democrazia è stata un'attenzione estrema, pignola ai dati materiali della esistenza e del lavoro in quanto parte fondamentale dell'esistenza. Io credo che non debba essere sottovalutato questo aspetto. Sono soggetti che partono sempre dalla loro condizione specifica e sulla base della loro condizione specifica sviluppano una riflessione che va al di là, tende a inglobare la condizione di altri soggetti. Dei dettagli ce lo rivelano. Mi è piaciuto molto quando il relatore iniziale ha fatto un'affermazione e io e Bianchi ci siamo guardati e abbiamo fatto anche un riferimento. Questi sono gli operai che fanno i piedi alle zanzare. Beh, a Torino si dice fanno i barbis alle mosche, fanno i baffi alle mosche. Questa attenzione al dettaglio, che significa competenza, significa professionalità,
ma significa anche amore del proprio lavoro, significa anche crearsi un'identità attraverso la manualità. Un grande rispetto questi soggetti hanno per la manualità. Guardate, venendo qui io avevo in macchina, ed è sempre un piacere, avevo in macchina Fernando e un altro compagno e parlavano delle moto di allora con una competenza, una conoscenza dei dettagli. È affascinante sentirli parlare di queste cose, è affascinante. Io credo che di esempi sotto questo profilo ne possiamo fare molti, ne possiamo fare molti. Il loro è un rigore che diventa da metodo a obiettivo e diventa identità. Guardate, un'esperienza fantastica l'ho fatta quando ho scritto il primo libro insieme a loro, Uomini, Fabbrica e Potere. In genere lo storico raccoglie, se mi consentite, sì, è consentito dirlo oramai perché tanto è finita l'epoca del mio consentito, quindi posso dirlo, io mi consenta. E proprio 3 minuti per spiegarvi come è nato quel libro e come è andato avanti. Gli storici, l'ho spiegato a lungo in quella introduzione del Uomini, Fabbrica, Potere, dell'87, 20 anni, 20 anni, avevamo cominciato a lavorare nell'84 su sta cosa, e instaurammo un rapporto tra me e loro di grande fascino, nel senso che io raccolsi le loro testimonianze, tantissime ore, proprio una quantità incredibile di ore. Tutte queste testimonianze sono raccolte all'Istituto Gramsci di Torino. Raccolsi tutta la documentazione possibile e immaginabile, archivi, eccetera, eccetera. Però il fatto era che tutte le volte che io scrivevo il capitolo lo davo da leggere a questi signori, due dei quali sono qua e il capitolo l'hanno letto. Uno è Beppe Gatti e uno è Fernando Bianchi. E fu un esercizio straordinario stare con loro. Perché hai scritto questa parola? Cioè, perché si dice così? E allora usavo i sinonimi di quella parola. Risposta: ma se il sinonimo è più chiaro, perché non scrivi il sinonimo? Guardate, è stato un esercizio straordinario scrivere il libro con loro, straordinario. Perché non era un controllo, a volte qualcuno te lo legge come il controllo ideologico, no, non voglio essere, voglio capire quello che c'è scritto, voglio capire quello che c'è scritto. Io mi vanto a sto punto di aver scritto un libro dove non esiste una parola che un operaio non capisca. Sono detti concetti difficilissimi, ma sono comprensibilissimi a qualsiasi operaio. Beh, ma questo è... questa è la loro identità. Quando dico rigore, dico precisione, dico proprio questa cosa qua. Una delle cose affascinanti in questo discorso è che questa attenzione, non ho il tempo qui di sviluppare la riflessione, ma insomma possiamo anche farlo se volete, è che ha avuto un'oscillazione tra due apparenti estremi. E loro hanno una grande capacità di mantenere un equilibrio tra questi due estremi. Da una parte c'è il sogno del mondo nuovo, della rivoluzione, del cambiamento radicale, dall'altra c'è appunto questa attenzione rigorosa ai dati materiali del lavoro e dell'esistenza. Trovare un equilibrio tra questi due termini credo sia stato il grande merito di tutta una generazione. Di tutta una generazione che qui in Italia si è in gran parte identificata in quella che io, con qualche forzatura, ma credo non del tutto gratuita, ho chiamato la storia della militanza comunista. Perché questa militanza, ci piaccia o no, ha dato sostanza proprio a questo discorso. Ha trovato le mediazioni tra il sogno e l'esistenza dei dati materiali. Ma sotto questo profilo io credo che possiamo permetterci di fare un secondo salto, un ulteriore salto,
e di andare a vedere che cosa è stata la democrazia per costoro sotto un altro riguardo. Beh, io la sintetizzerei così, il secondo aspetto. È stata una estrema attenzione, in questo caso, ad una stretta interdipendenza con la rappresentanza sindacale e politica. Non hanno credere, come si è sempre creduto e si è anche scritto, che questi soggetti fossero supini esecutori di una linea politica proveniente dal centro, è un errore gravissimo. Sono sempre intervenuti a modificare la linea, a dargli un'identità diversa. Io l'ho chiamato questo un rapporto, ve lo leggo perché così l'ho scritto, un rapporto che va dal dialogo all'interazione, dall'interazione al conflitto, dal conflitto alla mediazione e infine alla sintesi. È un dato interessante, perché se qualcosa sta venendo a mancare nelle nuove generazioni sono esattamente queste due esperienze. L'esperienza della valutazione concreta dei propri dati materiali e dall'altro lato la capacità di dialogare con chi questi dati materiali deve trasformare in discorso politico, in legge. Beh, da questo punto di vista, scusate, io trovo che questi soggetti, per esempio l'ho scritto, non, ma a volte le cose uno le scrive, ma se sono un po' problematiche non vengono mai digerite subito, ci mettono un po'. Posso, se mi lasciate, siamo molti in amicizia, insomma, quando venne fuori, e Nando se lo ricorda, quando venne pubblicato il primo libro, Uomini, Fabbrica e Potere, le critiche furono, ci fu una pagina interessante dell'Unità. Adesso io sono incaricato di scrivere la biografia di questo soggetto che si chiama Sergio Garavini. Sergio Garavini dedicò un intero articolo dell'Unità alla condizione operaia nella storia, chiaramente stava discutendo con me, non mi cita una sola volta, ma sta discutendo con me, chiaramente. Quel libro, insomma, un po' diede fastidio. È molto interessante sapere che 2 anni fa l'Istituto Gramsci di Torino ha fatto un convegno su quel libro per dire che diceva delle cose giuste 20 anni fa. E purtroppo a volte le cose sono un po' problematiche. Ma questa cosa, per esempio, di una militanza tutt'altro che soggetto passivo, supino della linea politica, ha difficoltà ad andare avanti. E invece sarebbe molto interessante, perché lo potremmo guardare dall'altro punto di vista, ed è il punto di vista, come dire, come per esempio un grande rappresentante della parte politica, Ludo Togliatti, recupera questi discorsi, li ascolta con attenzione, vale a dire non si va solo a fare i comizi, ma si va anche ad ascoltare quello che la base operaia deve dirci. Io non vorrei insistere molto su questa cosa, però ho l'impressione che molti difetti della democrazia, parlo dell'Italia perché questa conosco, si stiano proprio anche nel fatto che il paese istituzionale è più abituato a dire al paese reale cosa deve fare piuttosto che ascoltare quello che il paese reale sta suggerendo. E è un discorso che credo al quale vada prestata una qualche attenzione. Per esempio, faccio solo qualche esempio, ma Nando e chiunque di voi ne avrà modo di leggere questa sua bella biografia, autobiografia, se ne accorgerà. Lui è stato un po' prudente in certe cose, le ha dette di più quando gliel'ho strappate dicendo ma siamo così, perché uno dei meriti di quel libro fu anche che strappaio a loro delle cose, nel senso che se loro mi dicevano scrivi la parola giusta, a me capitò anche di dire ma se tu in privato mi hai detto questo perché non lo registriamo. Qualche volta capitò anche che mi dissero adesso spegni il registratore che ti racconto com'è andata. Dice no, il conflitto va fatto anche in questi termini qui. Fu davvero comunque una bella esperienza.
Beh, se qualcuno di voi ha la pazienza di leggere questa bella autobiografia, si accorgerà che i conflitti tra, chiamiamola così come si diceva allora, la base e il vertice non sono affatto conflitti tranquilli, sono conflitti a volte anche molto pesanti. Qui abbiamo un rappresentante di un conflitto durissimo causato dalla sconfitta operaia del 55 che ha voluto dire litigi con Roasio, De Gaville, Togliatti, tutto il vertice sindacale e insomma. Dopodiché però guardate che questi non si sono mica allineati alla linea che gli diceva il centro, ma ha continuato. Sentirsi dire voi siete anarcosindacalisti, però hanno continuato sulla loro strada e alla fine nel 69 avevano ragione loro e non avevano ragione gli altri. È estremamente interessante questa cosa, andrebbe valutata perché così si è sostanziata la democrazia in Italia. Ma questo, e arrivo rapidamente al terzo punto così chiudo, a me sembra che il terzo aspetto estremamente interessante sia proprio questo, nel senso che il esercizio che hanno fatto questi soggetti è stato quello di non delegare mai ciecamente neanche ai propri leader politici e sindacali di delegare la rappresentanza. Concedono indubbiamente la fiducia, ci tengono, ma sono tutt'altro che militanti idioti e ciechi, sono militanti estremamente guardinghi, pronti anche a fare critiche pesantissime quando le cose non vanno bene. Ma per quale ragione? Perché per loro, questo è il terzo aspetto veramente interessante, che per loro la democrazia, e credo che quando Cofferati ha detto questa cosa non ha fatto altro che svelare quello che era il discorso sotterraneo che viaggiava, carsico che viaggiava, per loro la democrazia è una democrazia dei diritti. E questo discorso è un discorso sul quale bisogna portare l'attenzione. Perché sappiamo, scusate se per un attimo faccio il pedagogo e lo storico accademico, ma scusate, l'idea che i soggetti della vita quotidiana hanno dei diritti non è un'idea naturale. Non è un'idea che c'è sempre stata, ce la siamo conquistata con una difficoltà enorme. La prima volta che si riconosce che i soggetti hanno dei diritti è la rivoluzione francese, 1789. Quello è il momento in cui si dice voi avete dei diritti. Questi sono figli di quella rivoluzione, giustamente. Non a caso si trovano, e scusate la rozzezza nel chiudere questo discorso, si trovano a combattere contro il nazismo, perché il nazismo, molto più del fascismo, è il movimento politico, è l'ideologia politica che nega la rivoluzione francese, mentre invece non a caso, e non è banale il dirlo, non a caso le democrazie occidentali si sposano con il comunismo, ma perché di Stalin? Perché tutte e due sono figli della rivoluzione francese, andando in direzioni opposte, accentuando talvolta liberté, talaltra égalité e fraternité e solidarieté, ma sono su questi termini che si trovano. Il nazismo sta dicendo, sposando il romanticismo, sta dicendo che la rivoluzione di per sé è un pericolo e va negata, e va negata. A me non stupisce che un rozzo sotto questo profilo, soggetto com'è, e non è una questione di propaganda politica, un rozzo soggetto com'è Berlusconi si ritrovi tranquillamente affiatato con questo discorso, perché il suo è un discorso di negazione, la rivoluzione è comunque un pericolo, quanto
quantomeno noi siamo convinti che a volte i momenti rivoluzionari sono anche un momento utile e profittevole. Beh, scusate, sotto questo profilo, lo ha citato Bianchi, i diritti significa che devono essere, perché su questo si legano le tre questioni, i diritti devono essere certificati. L'idea che vanno messi per iscritti e firmati è un concetto che questi soggetti hanno profondamente interiorizzato. Ci deve essere una Costituzione, ci deve essere l'erga omnes, ci deve essere lo statuto dei diritti dei lavoratori, ci deve essere la giusta causa. Ma scusate, i ragazzi delle banlieue parigini sono figli di questa storia, perché stanno combattendo giustamente per la giusta causa, bisticcio di parole. Allora vuol dire che c'è una continuità di discorsi e di messaggi, c'è una continuità, un filo rosso, ed è proprio un fiume carsico, perché a volte passa sotto, a volte riemerge, a volte passa sotto, ma è un filo che tiene unito tutto l'Occidente. Io credo che una delle cose più belle che questi soggetti hanno, io mi sono anche divertito a studiarlo bene, è proprio la legge, una delle carte che hanno ottenuto è proprio questo della legge 36, la famosa leggina, però se andate a studiarla bene vi accorgete di quanti valori sono contenuti in questa leggina. Vale a dire, ad esempio, il diritto ad un trattamento di uguaglianza, anche nel caso in cui io sono stato discriminato, il diritto ad essere riconosciuto a distanza di tempo per quello che ho fatto. Non sto ad andare nel dettaglio, l'ho esaminata anche in Torino Operaia, e è davvero una legge straordinaria sotto questo profilo. Io credo che per loro questa cosa sia davvero, questa della democrazia dei diritti, sia davvero una identità forte, e credo che tutti e quanti questi tre aspetti siano gli aspetti che la nuova generazione, i ragazzi della nuova generazione, me li vedo lì davanti tutti i giorni, guardate, sono proprio i messaggi che hanno bisogno di capire, di sentire, di partecipare, hanno bisogno di sentire loro, di entrare loro. Io sono un professore Carogna, sono un classico professore Carogna, e quando dico ai miei studenti che sono stato fatto parte della commissione ministeriale che ha sanzionato la carta degli studenti, dei diritti degli studenti, una delle mie battaglie fu, no, delle studentesse e degli studenti, mi guardano in faccia e dicono: come, lei? Dice, eh sì ragazzi, perché il rigore sulle cose non vuol dire escludere i diritti, anzi, il discorso va di pari passo. Beh, questo per loro è stata la democrazia. Questo secondo me è indispensabile che le nuove generazioni capiscano, perché rischiano di perdere per un bel po' di anni questo terreno di scontro che è la democrazia, di perdere il senso di cosa significa democrazia, perché sono presi da tante altre cose e non se ne accorgono che la democrazia è il terreno sul quale loro possono, come dire, individuare il proprio futuro. Certo, se li portiamo in classe questi soggetti, un'osservazione potrebbe essere fatta. Ragazzi, guardate che la democrazia fa bene alla salute, perché questi soggetti facendo democrazia stanno arrivando a 90-95 anni, sono un po' stanco, stamattina questo si è alzato e dice: c'è un dolorino qua. Dice: ma come, c'ha 90 anni e un dolorino qua? Io ne ho molti meno, i dolorini li ho da tutte le parti e non riesco a capire come mai. Io credo che la democrazia faccia bene alla salute, bisognerebbe dirlo anche a Berlusconi. Grazie. Perché
tanto il Novecento è così feroce, è stato però anche il secolo che, nel quale le grandi masse si sono affacciate alla politica e alla democrazia e lo hanno potuto fare mettendo in piedi, avendo come radice l'identità del lavoro. Io penso che questo sia uno dei temi sui quali discuteremo oggi pomeriggio, perché oggi difficilmente il lavoro dà identità. La frammentarietà del mondo dell'economia e del lavoro ci rende molto più difficile quel sistema di padronanza del sapere del lavoro che dà invece identità anche sociale. Quindi questo è uno, credo, dei nodi che oggi pomeriggio dovremo comunque affrontare. Io faccio un piccolo sospensione perché chiederei all'onorevole Pasquini, che è qui presente, di venirci a dare un saluto, a dirci una parola. Il mio è un brevissimo indirizzo di saluto, perché non sono venuto qui ad arrogarmi meriti parlamentari che non ho, perché in Parlamento e prima ancora come sottosegretario del lavoro era il compagno Pizzinato che ha dato il contributo determinante. Io ho solo cercato di dare una mano nei limiti della mia attività appunto di parlamentare. Io credo che la presenza vostra sia la testimonianza di una discriminazione politica e sindacale che occorre eliminare come pericolo nel presente e nel futuro dello sviluppo democratico del nostro paese. Oggi non abbiamo più forme così evidenti di discriminazione politica, ma la discriminazione si è spostata su altri terreni. Il tentativo della negazione dei diritti con l'articolo 18, con l'attacco all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, la legge 30, quindi il favorire ancora una flessibilizzazione del mercato del lavoro che si è trasformata in una precarietà ormai inaccettabile, una riforma costituzionale che stravolge di diritto, che parliamo la devolution, ha l'intenzione di stravolgere un piano di diritto, la nostra Costituzione uscita dalla Resistenza, e uno stravolgimento della Costituzione di fatto. Solo pensiamo a quello che sta avvenendo sul piano fiscale. Non solo si negano fondamentali diritti dei lavoratori acquisiti, dei lavoratori e dei redditi più bassi, come ad esempio il fiscal break che è stato abolito e ciò ha contribuito ad aggravare le condizioni di vita degli strati sociali più deboli. Ma pensiamo che uno dei dettati fondamentali che ancora la nostra Costituzione prevede, nonostante la riforma del centrodestra, contiene ancora, e cioè la progressività della tassazione. Noi siamo andati di fronte a una serie di provvedimenti che hanno ribaltato questo principio, nel senso che i provvedimenti sono stati di carattere regressivo, e cioè chi più ha meno paga, a parte i condoni, a parte l'evasione fiscale tollerata. Ma io credo che una questione fondamentale sia la precarietà che contraddistingue il mondo del lavoro, soprattutto del mondo giovanile. Una precarietà che cominciava a manifestare i suoi effetti già da tempo, che è stata aggravata con la legge 30, che ricordo nella scorsa legislatura il centro-sinistra introdusse il pacchetto Treu che andava verso la flessibilità, ma si fermò sulla soglia della riforma degli ammortizzatori sociali. Ora, questa legislatura che avrebbe dovuto cominciare con la riforma degli ammortizzatori sociali,
si è invece tradotta con la legge 30 in un'ulteriore precarizzazione. Ora io non so qual è il senso della democrazia, lo spirito di appartenenza che le giovani generazioni, la volontà di partecipazione, le forme di rappresentanza politica, sociale che le forme di, che la rappresentanza giovanile tende ad assumere, ma sicuramente tutto questo non agevola certamente questi processi. Io non voglio dilungarmi oltre, anche perché, come dicevo, è solo un indirizzo di saluto, e di riconoscimento e di riconoscenza per quello che avete fatto. È un contributo di cui il Paese credo debba fare tesoro, oltre che andare fiero ed orgoglioso. E concludo con un auspicio, che le vostre lotte, le discriminazioni di cui siete stati oggetto, rappresentino un simbolo positivo, importante, un punto di riferimento per scuotere la coscienza, la passione civile, politica, il senso di appartenenza, il senso della comunità di questo Paese travolto da una politica che diventa sempre più politica spettacolo, dalla sfiducia, dalla rassegnazione e dalla caduta della volontà di partecipazione, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Quindi un auspicio che, grazie al vostro impegno, grazie alla vostra passione politica e sociale manifestata a suo tempo, che avete così duramente pagato con queste odiose e inaccettabili discriminazioni, non siano passati in mano, cioè il vostro esempio sia un patrimonio da lasciare in eredità alle giovani e future generazioni. Vi ringrazio. Chiederei 5 minuti anche a un compagno che è venuto da molto lontano, che è venuto da Catanzaro, solo lui, se vuole dare un saluto. Compagni, porto il saluto della Camera del Lavoro di Catanzaro, unitamente al saluto del compagno Olivo, che Pizzinato conosce, per il quale io ho comunque il dispiacere dell'assenza in quanto impegnato nella preparazione della ancora ipotesi lista per la battaglia comunale a Catanzaro. Per rispetto al tempo, non perché voglia porre la questione dei tempi, che fu e rimane ancora, e non sappiamo se da quando, uno dei maggiori e più grossi problemi del movimento operaio, il quando è o non è tempo della rivoluzione. Mi coglie in questi pochi minuti che vi sto rubando ricordare che fanno parte della storia della battaglia della legge 36 anche i compagni Bertoldi, Rodolini e Bosca, direi soprattutto compagni Bertoldi, Rodolini e Bosca, e non per rivendicare delle piccole meschine, diciamo, capacità, ma mi coglie anche sottolineare un fatto di fronte a chi qui lo ha fatto riferimento all'iter della legge 36, che la iniziale bozza della legge 36 che io ebbi attraverso sia Pasquale Boero, senatore al tempo in Parlamento, come Giovanni Lavagna, ignorava totalmente, non prendeva in considerazione interventi di recupero attraverso quelle che sono gli effetti della legge 36
telegramma c'era agli inizi proprio dell'iter della legge, ha Bertoldi, che allora era ministro del lavoro, poco dopo si ammala, chiedendo che venissero inseriti gli enti. Sono stati inseriti, che la bozza viene corretta e il termine è inserito. Detto questo, ripeto, non do per contrapporre i nostri piccoli meschini meriti verso chi che sia, mi coglie fare una precisazione che non vuole essere polemica, compagni, e precisazione che io in questi convegni ho fatto altre volte, l'ho fatto, se ricordo bene, a San Lazzaro, che c'era anche visitato in quella circostanza, l'ho fatta successivamente in un altro nostro convegno nella zona del Bolognese, e mi permetto ancora di farla con, direi, amorevolmente ancora oggi. La presentazione dei guai ieri e dei guai oggi è giusto che avvenga, però, compagni, questa presentazione deve anche avere un minimo di attenzione verso quella che è la prospettiva del movimento operaio. Cioè, ci troviamo in una situazione molto, ma molto disastrata, ma il disastro non è dato dalle negatività dei bilanci del mondo borghese. Il disastro è dato da altre cose. Il disastro è dato dal fatto che noi, come classe lavoratrice, ritengo giustamente, a partire dal 1917, la rivoluzione russa, ponendoci come classe chiamata storicamente a risolvere i problemi che il modo di produrre è capitalistico, e quindi anche, mi si consenta, compagno professore, la borghesia della rivoluzione francese, non ha risolto e non può risolvere. Sono i problemi che portano a tutte le contraddizioni che il capitalismo produce, ma soprattutto a quello della caduta del saggio meglio del profitto, che il sistema cerca, spingendo in avanti, cioè riaggregando, di risolvere attraverso quello. Il capitalismo nasce cosmopolita, quindi se nasce cosmopolita è anche internazionalista, e noi dobbiamo assolutamente presentare come una novità la faccenda che il capitalismo oggi globalizza il processo produttivo. Il problema è, ho finito, il capitalismo era, per il capitalismo era un fatto naturale, sempre stato, prima ancora che sia capitalismo, ma del mercato libero del tutto, con la grande navigazione a vela, affermava la sua volontà di globalizzazione. Compagni, discutere con sentimento delle cose che abbiamo discusso è una gran bella cosa. Ripeto, e consentitemi questo termine che forse non è quello più adatto, con amore, benevolenza, benevolenza come possiamo discutere io e Severini. Ecco, riferisco la cosa, la faccio un riferimento al caro Severini, però ci dobbiamo anche porre, e finisco, la domanda. Con questa situazione e da questa situazione come andremo a finire? Quali strumenti dobbiamo ricostruire? C'è per caso la necessità della ricostruzione di un partito di classe capace quantomeno di indicare gli obiettivi? O sarà possibile uscire attraverso i cosiddetti partiti democratici, che pare abbiano acquisito grosse capacità ormai a moltiplicarsi? Rassomigliano tanto alle vecchie linee che attraverso la propaggine si cerca di mantenere, le propaggini si cerca di mantenere. Io ho finito, compagni, vi ringrazio e vi chiedo scusa.
già. Vi ringrazio per il gentile ascolto e vi chiedo scusa se vi ho rubato del tempo.